Buonasera, buonasera a tutti quanti e ben ritrovati alla nostra rubrica Elettrocolturiamoci un po', la rubrica mia, perciò di Alessio Bozzato e di Andrea Donnoli, eccolo qua anche lui. Ciao Ciao Andrea. a tutti, buonasera, ciao Alessio, come stai? Come va? Bene, bene, periodo molto molto intenso, sono appena tornato, cioè questo fine settimana ho fatto un corso in Trentino, il primo corso in Trentino che siamo riusciti ad organizzare. È Bello, un po' bene. stanchino, però è stato come sempre, è stata una bella esperienza. A te invece cosa ci puoi raccontare, come stai? Tutto bene? Beh, intanto ringraziamo Loredana e Angela che hanno Esatto. aiutato tantissimo in Trentino e tutti i partecipanti, tutti quelli che hanno scritto, grazie, complimenti per il lavoro. Quindi un altro seme in Trentino, vediamo come viene. Ho visto che hanno lavorato tutti a mettere i fili, a giocare con le bacchette. Dai, vi siete Sì, divertiti, eh? divertiti, abbiamo messo un'antenna a cielo terra su un orto di circa, ha fatto al momento e apposta, ok, preparato apposta per il corso di circa 100 metri quadri, presso Wow, bello. comunque la cooperativa Terre Altre, che comunque è una bellissima realtà in Trentino, che dà, diciamo che, ok, coltiva e rivende dei prodotti che appunto coltiva, trasformati anche tra grappe, creme, eccetera, eccetera. E poi diciamo che dà una mano alle persone un po' in difficoltà, e comunque è una cosa molto Certo. molto positiva. Perfetto, no? In linea con tutte le nostre etiche e soprattutto anche quello che porteremo avanti con dei progetti segreti di cui parleremo il 12 giugno. Sì, Esatto. ci sono tante cose in pentola, questi sono tutti i libri che abbiamo rilasciato in tutte le varie lingue, ma adesso ne stanno uscendo dei nuovi, quindi sono usciti già degli tanti ebook nuovi. Ormai sono quasi 20 gli ebook che sono stati scritti, sono stati pubblicati. Ciao, grande Peter, ho lavorato moltissimo con Peter in queste settimane. Galaron, il nostro amico svizzero che sta seguendo tutti i mercati tedeschi. Abbiamo girato tantissimi video, tantissimi tutorial proprio per espandere e, diciamo, confermare tutta una serie di cose semplici, ma che hanno un effetto incredibile. In poco tempo puoi ottenere dei gran risultati. Sto facendo molte consulenze all'estero, anche dei progetti remoti, mi diverto con l'Inghilterra, con l'Est Europa e poi niente, sto preparando per l'arrivo di Alanna Moore, che sarà qua tra un paio di settimane. E quindi ci vediamo, oramai il corso è tutto pieno, grande soddisfazione. Abbiamo pubblicato le cose sui tartufi, quindi anche lì ci sono dei progetti in corso, tante collaborazioni continue, un sacco di novità. Però Bene. oggi parliamo soprattutto di vigneto, un po' di uliveto, un po' di ortaggi, ma soprattutto di vigneto. Perché quasi un terzo dei nostri clienti, più di 100, 120 circa, sono aziende vinicole. Allora facciamo entrare Simone, eh? Sì, allora, prima di farlo entrare, che sta aspettando scalpitante, lo presentiamo un attimino. Allora, Simone è da 20 anni che è titolare di un'impresa di giardinaggio che fa realizzazione e manutenzione del verde, movimento terra, recinzioni e strutture in legno e biopiscine naturali. E poi per rilassarsi, diciamo che con la sua famiglia ha due aziende agricole con circa 30 ettari dove producono frutta, albicocche, uva da vino e olio. Benvenuto Simone. Buonasera a voi. Ciao Simone, Grazie e appena grazie di essere con noi. neodiplomato, eh? Neodiplomato 2023-2024 dell'Accademia di Agricoltura Vibrazionale, ovviamente. Bella esperienza, bella esperienza.
dopo mesi, anni di stalkeraggio, ho detto: ma fatti il corso in accademia, che così vedi un po' come impari le cose in dettaglio, in profondità. Però devo dire che Simone è stato sempre molto diplomatico, molto cortese, si è fatto un sacco di strada la prima volta per venire a imparare l'elettrocultura, quindi ci siamo conosciuti in Toscana, lui ha preso, è partito con la famiglia, col cane, è venuto, che voleva imparare l'elettrocultura. È venuto in forze, doveva fare un corso di elettrocultura a Ripabella, e quindi è venuto in Toscana, e lì ci siamo conosciuti. Poi era super curioso, quindi ogni 3x2 mi chiedeva un sacco di cose. E uno scocciatore. No, però uno scocciatore di quelli bravi, buoni, dai, con un fine interessante, perché comunque quando uno progetta un giardino, progetta degli ambienti, dei luoghi belli per i clienti, onestamente vuol fare anche bella figura, quindi poter fare in modo che tu metti delle piante che partono subito a bomba, anzi vanno avanti a bomba per tutto l'anno con delle fioriture, dei frutti meravigliosi, ti dà dei grandi punti. Quindi questo è stato il primo ingaggio di Simone, e credo che tutt'oggi questo cliente sia uno dei più esaltati e credenti sull'elettrocultura, perché là abbiamo fatto miracoli. Raccontaci un po', Simone, raccontaci un po' anche qualcos'altro di te. Io ho parlato di questo aneddoto perché... Ma guarda, partito da lì, partito da Ripabella con entusiasmo, perché comunque la cosa mi interessava moltissimo. E poi, come conseguenza, è stato il primo giardino, diciamo, fatto con il tuo aiuto a casa di Eric, e i risultati li abbiamo visti per un anno con delle fruttificazioni eccezionali. L'ultimo messaggio fresco di giornata me l'ha mandato oggi nel pomeriggio, che sta raccogliendo le ciliegie, entusiasta perché sia per la colorazione che per il gusto, e c'è una fioritura quest'anno che è pazzesca. Poi dopo vi invierò le foto in settimana della fioritura degli olivi, che è una cosa che non ho mai visto. Io è 15 anni che gestivo quel giardino, ed è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Il pero bionico, lo chiamo bionico perché ha la parte superiore che fa pere normali, e sotto c'è il selvatico che ci fa queste diciamo pere selvatiche. Che quest'anno porta 20 fiori e 20 frutti, quindi è una cosa eccezionale. Quindi Quindi doppio frutto, frutto innestato e frutto sì, perché la selvatico. parte selvatica comunque fa questi cotogni che sono eccezionali. L'anno scorso lui l'ho utilizzato addirittura per delle marmellate, e sono entusiasti. Quindi risultato Ma poi eccesso. un'altra cosa incredibile erano quelle olive che erano rimaste lì tutto l'inverno, Sì, cioè. sì, sì. Io ho mangiato le olive raccolte sulla pianta il giorno di Pasqua. Quindi Pasqua quest'anno è venuto il 30, mi sembra, di marzo, fine marzo era, e ancora c'erano le olive tutte sane, mature, nerissime, buonissime. Quindi i Quindi risultati ci sono tutti. tante testimonianze che ci confermano che stiamo lavorando molto bene e combinando tutte le soluzioni possibili. Ecco perché, quindi magari darei la parola a Simone, perché Simone comunque ha presentato molta documentazione durante il suo esame, e una parte la racconta stasera, con anche degli aggiornamenti, perché qua ogni settimana, ogni mese vediamo delle cose nuove. A Ok, te la partiamo. parola, io Organizzato. mi metto in Ok. ascolto, intervengo ogni tanto magari per Bene, aggiungere. quando vuoi. Partiamo dal taleaggio. Diciamo, questo è un taleaggio effettuato su diverse varietà di uva,
praticamente sono Montepulciano, Sangiovese, Merlot, Passerina, Pecorino, Trebbiano e due varietà di Pinot grigio. È stato effettuato in data 8 dicembre con luna calante per agevolare comunque quindi la radicazione e senza diciamo senza su un ambiente dove non sono state effettuate delle armonizzazioni per quanto riguarda le geoterapie, con un'acqua normale, quindi non acqua dinamizzata, non acqua diciamo strutturata o caricata con delle frequenze particolari, quindi per vedere proprio la situazione meno favorevole per appunto questo taleaggio. Puoi andare avanti, Alessio. Quindi qui vediamo delle varietà, ci sono anche delle varietà di ulivo, però abbiamo sviluppo sull'apparato aereo, ma l'apparato radicale ancora non è partito e le varietà sono Favolosa, Maurino e Piantone di Mogliano. Vai. Questo studio, vabbè, è fatto con due modalità, quindi utilizzando quindi questa vegetazione, come dicevo, taleaggio, con due opzioni, solo acqua, quindi talea in acqua, e talea su terriccio, quindi su torba bionda non concimata. Per ogni varietà ho fatto tre talee per ogni vaso e sempre per ogni varietà ho fatto 5 ripetizioni, di cui una è un controllo e quindi solo acqua, poi mix con delle rocce geomagnetiche, quarzo, dolomite e basalto, con delle percentuali stabilite a livello radioestesico, e la stessa cosa riprodotta su torba bionda, sempre con le stesse rocce geomagnetiche. Diciamo che la parte più importante di tutta questa prova è proprio sull'utilizzo di queste rocce geomagnetiche. Perché? Perché comunque sono delle rocce che, grazie a diversi studi e all'esperienza di Andrea, dopo anni di ricerche fatte su molte, diciamo 40 cave a livello italiano e a livello europeo, ha stabilito quali erano le migliori rocce da utilizzare. Queste rocce vengono trattate in maniera particolare, quindi vengono caricate con delle frequenze particolari, con la luce e con suono e acqua, diciamo, diciamo che aiuta comunque il miglioramento del risultato di questi substrati. Puoi andare avanti. Qui vediamo, ho inserito anche questa slide per capire più o meno le temperature, quindi gli sbalzi termici e di umidità, dove ho effettuato dove ho messo quindi le talee, non riscaldato, quindi ambiente non riscaldato, quindi senza letto caldo, quindi senza nessun tipo di forzatura. E qui vediamo, diciamo, in una settimana le diverse variazioni di temperatura e umidità. Vai avanti, Alessio. Questa è una prima foto comparativa al 5 di febbraio, dove si iniziava a vedere lo sviluppo delle gemme. Hanno avuto degli sviluppi diversi in base alle varietà, cioè ci sono delle varietà che sono partite dalle gemme più basse, perché comunque è proprio una caratteristica della varietà, ed altre che vedremo andando avanti, poi tranquillamente scorrere le slide, Alessio. Questa, ecco, infatti è Montepulciano, dove vediamo uno sviluppo dell'apparato aereo medio, nel senso non esagerato. Comunque l'apparato radicale già al 10 di marzo
era già ben visibile e ben sviluppato. Vediamo le percentuali, quindi possiamo vedere tranquillamente che il controllo, quindi quello con sola acqua, eravamo intorno a un 15% di sviluppo, mentre dove avevamo il mix o le altre, diciamo, gli altri substrati, avevamo diverse percentuali. Scorri pure, Alessio. Questa è sempre foto di Montepulciano, invece su Torba. Anche qui vediamo che comunque l'apparato radicale è abbastanza sviluppato, l'apparato aereo stava iniziando ad allungare i primi internodi e le percentuali comunque le vediamo. La cosa che salta subito all'occhio è che comunque il controllo, quindi dove abbiamo solo terra o solo acqua, come percentuale di sviluppo è molto molto minore rispetto a dove inseriamo le rocce geomagnetiche. Vai avanti, Alessio. Qui sembra il 10, questa è un'altra varietà sangiovese, che comunque è una varietà che sviluppa un po' di più l'apparato aereo, infatti lo vediamo anche dalla foto, perché comunque si vedono meglio ormai già le aperture delle foglie, stiamo già al secondo o terzo internodo e quindi uno sviluppo sicuramente migliore. Vai ancora avanti, sempre sangiovese su Torba, anche qui. C'è una caratteristica su questo bicchiere, perché nel momento del taleaggio una mia collaboratrice, che è mia figlia, ha invertito la posizione della talea. Infatti, se vedete il terzo bicchiere partendo da sinistra, è ruotata, cioè nel senso è messa dalla parte, la parte aerea è stata messa nel bicchiere, e comunque con l'aiuto delle rocce geomagnetiche ha radicato ugualmente, e l'apparato aereo è partito più tardi, ma comunque è partito, quindi anche con un'inversione della polarità linfatica abbiamo avuto comunque radicazione della talea, e questa è una cosa importante, l'ho lasciata apposta per far vedere. Foto della varietà Merlot, che invece è rimasta più, essendo comunque un po' più, spinge meno come varietà, e quindi ancora il 10 marzo non era partita con l'apparato aereo, mentre l'apparato radicale era già abbastanza sviluppato. Vai avanti. Merlot, anche qui su Torba, e infatti vediamo bene che comunque l'apparato radicale anche qui è sviluppato, ma la parte aerea ancora non è partita. Ancora avanti, Trebbiano è più o meno nella media, anche qua con un bello sviluppo radicale, e comunque possiamo già iniziare a notare che sulla parte del mix abbiamo una percentuale di radicazione e quindi di numero di capellizi radicali sicuramente superiore rispetto a tutte le altre quattro, diciamo, miscele. Avanti, anche qui Terbiano su Torba, avanti, questa è Passerina, e quindi anche qui comunque vediamo che l'apparato radicale, essendo comunque una varietà un po' più tardiva, c'è un minimo comunque di sviluppo. Avanti, Passerina su Torba, invece ad esempio questa su Torba ha risposto un po' meglio, perché probabilmente ha mantenuto un po' più la temperatura sull'apparato radicale, e quindi ha risvegliato un po' prima le gemme dell'apparato aereo. Infatti su Torba abbiamo già due internodi con un paio di foglie che stanno in apertura. Avanti, Pecorino, anche qui sempre su acqua, un buono sviluppo. Avanti, Pecorino su Torba, qui abbiamo anche questa un incremento maggiore dell'apparato aereo, e si vede la differenza rispetto ad esempio alle altre varietà che comunque partivano prima con le gemme basali. Qui il Pecorino tende a sviluppare più sulle gemme più apicali, e qui da questa foto comunque si evidenzia molto bene. Avanti, Pino Grigio, essendo una varietà più precoce, quindi vediamo su tutta, diciamo, la talea
uno sviluppo dell'apparato radicale e un buono sviluppo anche cioè dell'apparato radicale, ma anche un buono sviluppo sull'apparato aereo, con diverse foglie, e già siamo anche qui al secondo, al terzo internodo. Avanti, sempre pino grigio su torba, avanti. Qui è pino grigio, diciamo varietà 2. Qui abbiamo uno sviluppo superiore dell'apparato aereo. L'apparato radicale ancora in questa foto al 10 marzo non è molto sviluppato, si evidenziano alcuni galli sulla talea precedenti alla radicazione. Qui ancora non avevamo molte radici. Avanti, foto pino grigio sempre su torba, avanti. Queste sono delle foto, diciamo, per capire alla situazione attuale, quindi a questi giorni, la mole di radici e di capillizi radicali che vediamo. Questo è il controllo, quindi senza nessuna, diciamo, roccia paramagnetica. Puoi andare avanti, Alessio. Questo è sempre Trebbiano su mix, si vede completamente la differenza. Cioè, guardiamo il vaso, questo è quasi completamente pieno da radici rispetto alla slide precedente. Se magari la rimetti un attimo, Alessio, per far capire, perché comunque si vede proprio la percentuale di radicazione che è notevolmente più alta. Vai avanti, grazie. Ancora, questo è su Dolomite, avanti ancora, anche qui comunque è abbastanza sviluppato l'apparato radicale. Vai avanti, questo è su Basalto. Possiamo vedere la differenza, ad esempio, sul Trebbiano si vede bene, tra il basalto, solo basalto, cioè acqua e solo basalto, la dimensione, quindi la sezione radicale, è leggermente, cioè si nota che comunque è più grande, quindi le radici sono meno rispetto al mix, però comunque con un diametro maggiore. Avanti, Alessio. Questo invece su torba, questa è la foto del controllo, avanti. Questa è foto invece su torba e mix, e qui vediamo comunque le radici sembrano meno, ma sono con delle sezioni notevolmente superiori rispetto al controllo, e quindi ci fa capire che comunque il mix della geoterapia aiuta notevolmente lo sviluppo dell'apparato radicale. Avanti, questo è quarzo, torba e quarzo, anche qui vediamo molte radici di una dimensione magari più piccola rispetto al mix, però comunque con un vaso che è quasi completamente pieno di radici. Avanti, anche qui con la Dolomite vediamo un buon effetto. Probabilmente se mi rimetti un attimo, ok, grazie. Probabilmente questo numero elevato di radici, perché probabilmente il Pinot è una varietà che comunque gli piace probabilmente il carbonato di calcio, che la Dolomite comunque è molto presente nella Dolomite, e quindi l'apparato radicale ha avuto un bellissimo sviluppo. Avanti. Conclusioni, quindi si nota comunque che dalle foto, quindi controllo presente solo acqua o solo torba, abbiamo uno sviluppo dell'apparato radicale molto meno sviluppato rispetto alle talee, dove abbiamo invece la presenza di mix, quindi con basalto, dolomite e quarzo, o solo dolomite, in cui invece abbiamo un sviluppo dell'apparato radicale, ma non appunto come nel mix di tutti e tre, quindi le tipologie di rocce. Quindi se dovessimo esprimere in percentuale, potremmo verificare queste condizioni. Nel caso dell'acqua abbiamo che il controllo abbiamo uno sviluppo intorno al 40%, mentre acqua e mix siamo ben sopra gli 80, quindi circa 85%, quarzo, dolomite e basalto più o meno variamo dai 50 al 75%.
Nel caso della torba, più o meno a livello, diciamo, di radicazione di apparato radicale, siamo, diciamo, in maniera simile a quello dell'acqua, e comunque vediamo una predominanza comunque sempre del mix. Quindi questo è quello che è il risultato di questo taleaggio effettuato con queste varietà. Hai messo comunque in gioco tante belle numeriche. Perché... Sì, beh, sono 5, diciamo 3 talee per ogni varietà, fatte su acqua e su torba, quindi sono 15 diciamo talee ripetute per tutte le varietà, quindi siamo intorno a 150 talee. No, ma le numeriche, ma soprattutto i risultati sono veramente importanti. Immaginiamo quando si fa un vigneto ex novo. È chiaro, se io parto con un terreno trattato con questo mix, è chiaro che avrò un radicamento, una pianta sicuramente fa la differenza. Che fa la differenza, è molto più potente ed è una tecnica. Ricordiamo che questa è una tecnica su 50. Quindi ottimo lavoro, Simone, devo dire che hai dato prova di tutta la potenzialità dei nostri mix. Ti ringrazio anche per aver spiegato molto bene tutta la ricerca che c'è dietro, perché non è proprio banale. E poi c'è tutta una parte di caricamento frequenziale che fa una grande differenza. Quindi più il materiale è puro, più è facile informarlo e più trattiene anche questo segnale che poi rilascia e produce questi risultati qua. Quindi bene, adesso poi però è chiaro che non ci bastano le prove di laboratorio, tra virgolette, perché poi queste piante vanno in campo a un certo punto, o comunque bisogna vedere cosa succede nel campo. Li distribuiremo agli accademici. Cosa succederà in campo? Cosa succederà? Prendo un secondo la parola io, scusate. Per chi ci sta ascoltando in diretta o per chi la vedrà registrata, volevo ricordare, visto che siamo anche a poco, mi manca poco per arrivare a 500 iscritti al canale, perciò volevo approfittare del fatto di, se non siete ancora iscritti al mio canale, volete supportare appunto questa mia idea di portare l'elettrocultura con dei video e poi come stasera con delle dirette qui direttamente su YouTube, vi chiedo appunto se volete di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace a questa diretta e a questo video. Vi ringrazio tantissimo. Ma quanti adesso... mancano? Teoricamente 9-3, perciò 7 in teoria. Allora, per questi 7 che mi sono iscritto, questa è la mia mail, gli regaliamo l'ebook Il mio pollaio in elettrocultura, che oggi è a pagamento. Ecco, quindi, sì, è una bella idea. Solo i prossimi 7 che ti portano a 500 devono mettere la mail e riceveranno da Alessio direttamente Il mio pollaio in elettrocultura gratuitamente. Dai, grande, 500, bella soglia, ce la fai tranquilla. E poi dopo. Grazie Simone. Esatto. Scusa, ti abbiamo interrotto, ma vedi com'è. Raccontaci quindi del Cavalier Gobbi, su impianto. Allora, invece, qui partiamo da un impianto in azienda. Siamo partiti... Con una parte non piccola, perché comunque è una superficie di un ettaro, cercando di utilizzare step by step, quindi con diversi diciamo gradi, le diverse energie che comunque sfruttiamo in elettrocultura, quindi le energie cosmiche, quindi date dal sole e dalla terra, e poi le piante, quindi cercare di mantenere al meglio la pianta, utilizzando al meglio l'acqua, l'ecosistema, e non ultimo, ma non ultimo per importanza, l'essere umano, quindi che comunque fa la differenza.
avanti Alessio. Questa è la situazione del campo, vista dall'alto, quindi è questa parte all'interno del quadrato, dove è impiantato un vitigno che è pino grigio, avanti Alessio. Questo è un impianto fatto a giugno del 2022. Questa è la situazione ad inizio stagione, e poi andando avanti vediamo qual è la situazione adesso. Possiamo in qualche modo vedere quello che andremo a utilizzare, quindi menhir come nella slide precedente. Questo che è ancora in studio, perché è un dinamizzatore che grazie alle esperienze di Andrea e un po' all'intraprendenza mia stiamo testando sulle nuove campagne che stiamo facendo. Ma scusa che volevo chiederti una cosa, visto che stiamo vedendo questa slide, questa foto, ma questo dinamizzatore l'hai fatto direttamente tu? Sì, questo è costruito interamente da me. Io ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, diciamo, adesso non è che, insomma, qualcosina so saldare, ok? Però ti faccio i complimenti, perché è saldato veramente, veramente bene questo progettino. Grazie, ci impegniamo. Oltre all'agricoltura ci piace anche la meccanica, quindi... Si può migliorare, però comunque... abbiamo sempre dei validi amici costruttori e poi che sono in grado di trasformare le mie conoscenze in un prodotto. Questa è la cosa che ci interessa. Adesso è in fase di test su 5-6 aziende importanti, e quindi stiamo un attimo aspettando, perché noi, essendo molto professionali, divulghiamo le cose quando funzionano, però abbiamo già visto, io ho già visto delle situazioni particolari, perché lo sto già usando, ho alcune piante veramente enormi, sto facendo un settore dove uso questo, un altro dove lo smonto e non lo uso, e insomma, si vedono le differenze, perché le piante crescono più o meno velocemente, e si usa anche molta meno acqua, e questa era poi una delle finalità di questi dispositivi, è l'utilizzo, la riduzione dell'acqua, utilizzarne sempre meno, perché ci interessa la parte energetica. Però non svegliamo troppe chicche qua della ricerca e sviluppo, vi andiamo a vedere sul campo, perché poi stiamo combinando più soluzioni, e questo è importantissimo, anzi è fondamentale, e qui ringraziamo molto anche il lavoro di gruppo Vincenzo Urbino, che ci ha stimolato, ci ha messo a disposizione tutta una serie di conoscenze e di microrganismi che sono forniti dall'Accademia, e adesso Simone ci racconta le sue esperienze, perché poi questi li stiamo provando in tantissimi contesti. Ripartendo comunque da questa foto, questo è un ettaro di vigneto dove non è stato fatto nessun tipo di concimazione e nessun tipo di trattamento, sia di crittogamico che insetticida, solo esclusivamente con l'utilizzo dei microrganismi, che precedentemente diceva Andrea, e acqua dinamizzata per caricare l'irroratore. Quindi io carico l'irroratrice con l'acqua dinamizzata, con quello strumento che stiamo testando, e inserisco i microrganismi. Quindi l'elettrocultura, comunque anche l'elettrocultura. Sì, l'elettrocultura, perché stiamo comunque sviluppando la parte della geoterapia sul suolo. Certo. Però diciamo, ecco, che la cosa principale è che comunque ho un test, che poi vedremo nelle slide successive, di un altro appezzamento, sempre di un ettaro, della stessa varietà, a 300 metri di distanza da questo qui, con sviluppi e con incrementi vegetativi completamente diversi. Fatto quello convenzionale. Fatto in convenzionale. Certo. Questi sono dei consigli comunque per migliorare, perché comunque è fondamentale anche
cercare di aumentare, diciamo, la vita, la biodiversità del terreno e anche la vitalità del suolo, e quindi andremo ad effettuare nella prossima stagione, perché quest'anno purtroppo siamo arrivati lunghi, l'inserimento nell'interfila, perché come avete visto dalla foto precedente, l'interfila comunque è inerpito e il sottofila invece è fresato con una fresa intraceppo. Quindi per mantenere comunque una quantità di sostanza organica che comunque viene trinciata nell'interfila, per cercare quindi di aumentare quella che poi è la vitalità del suolo e quindi i microrganismi terricoli che comunque servono per le piante. Nella stagione successiva andremo, come si vede nella slide successiva, ad inserire il lupino, perché comunque è una pianta che mi fa sicuramente molta foglia, molto apparato aereo, che poi la mia idea è quella di trinciarlo e utilizzarlo come pacciamante nel sottofila, in maniera tale di andare anche a ridurre quella minima lavorazione che è la fresatura sottofila, in modo da non toccare più comunque il terreno. In più ci porta azoto perché è un azoto E fissatore. quindi anche quello, ma oltre quello che comunque ha un apparato radicale che è comunque fittonante ed arriva a delle profondità Reggio. importanti, e quindi mi dà anche quella capacità di maggior assorbimento e elimina la possibilità anche di lescivizione o di scorrimento di acque superficiali, perché comunque non è un impianto che è comunque su un appezzamento in pianura, ma in collina con delle pendenze non minime, insomma. E No, ecco, quindi però ci tengo a sottolineare che tutti questi approcci sono parte della nostra progettazione che proponiamo e che fanno parte appunto dell'incremento di biodiversità, dell'incremento di resilienza, di tutta una serie di fattori che prevedono appunto un grandissimo lavoro con l'ecosistema e con il suolo. E questa è una delle caratteristiche che abbiamo perché non ci basiamo solo sulle tecnologie, ma ci basiamo su una grande collaborazione con la natura. Vorrei sottolinearlo perché è fondamentale. fondamentale per poi arrivare a delle caratteristiche di suoli e di ecosistemi che trasferiscono l'energia in una maniera molto potente e rapida. Prego, prego, vai. Vai, andiamo tranquillamente avanti. Qui va bene, ritorniamo al discorso di prima, collegato al lupino o ad altri tipi di pacciamature, che comunque cioè nel sottoaffilare migliorerebbero sicuramente gli aspetti sia di competizione con eventuali infestanti o problema diciamo, di erbe che comunque possono crescere ed arrivare, diciamo, all'apparato aereo dell'uva, che comunque porterebbero umidità all'interno del grappolo, ed è una cosa che comunque bisognerebbe cercare di evitare, e evitando comunque la lavorazione, evitando di muovere il terreno, di aumentare comunque quella che è l'evapotraspirazione, quindi della terra, quindi asciugare, perdere acqua, e quindi sono tutti fattori che comunque vanno a creare problematiche di maggior utilizzo di acqua e tutto ciò che ne consegue. Vai pure avanti, Alessio. Questa è il primo scatto di questa stagione, al 24 aprile. Questa è la foto con l'irrorazione con microrganismi, puoi andare avanti, e comunque con la parte di elettrocultura, come diceva Andrea prima. Questo è il grappolo, avanti. Questo invece è lo stesso vitigno dove invece lo stiamo portando avanti in convenzionale. Si vede proprio sulla foto di destra il grappolo, che è notevolmente più piccolo rispetto alla foto precedente. Ritorna, scusa, su quello di prima, Sì, ecco. ma poi comunque, andando avanti, abbiamo anche dei riferimenti proprio con delle misurazioni, Andrea.
Direi che non c'è storia. Non c'è proprio storia, no. Ma su queste già si vede bene, insomma, tra la foto di sinistra e quella di destra proprio è quasi il doppio sul vigneto in elettrocultura con microorganismi. Vai anche avanti, Alessio. Questa è un'altra foto al 14 maggio, dove vediamo comunque che sul convenzionale, foto di sinistra, la lunghezza del grappolo è intorno a 10 cm, su quella in elettrocultura con microorganismi siamo già a 19. Avanti ancora. Questa è la differenza del sviluppo vegetativo al 27 maggio. La foto di sinistra è quella in convenzionale, si vede un po' male, ma si vede il filo sulla parte alta, che è circa 1,80 m, e ci manca 30-40 cm di vegetazione. Sull'altro il filo è completamente chiuso a 1,80 m, quindi la vegetazione ha coperto più di 1,20 m di sviluppo, e con gli apici che stanno oltre, quindi già penso che la prossima settimana dobbiamo intervenire con la cimatura, perché stiamo oltre l'altezza del palo, per far capire comunque la vegetazione, e poi andando avanti vediamo anche l'incremento della crescita dei grappoli. Questa è l'ultima foto del 27 maggio, vediamo che in convenzionale siamo arrivati a 13 cm, con i microorganismi e l'elettrocultura siamo a quasi 25, quindi penso che sia più che sufficiente come referenza, diciamo, questa foto. E ce ne sono tanti così. Non ho capito bene. No, ce ne sono tanti. Diciamo che la percentuale di grandezza è questa. Quindi sì, è una media, però poi chiaramente c'è qualche grappolo più piccolo, ma c'è anche qualche grappolo che supera i 25, quindi comunque in percentuale siamo rapporto, diciamo, 1 quasi a 3 come grandezza. Quindi sicuramente vedremo poi le pesate. La raccolta avremo tutti i dati, perché comunque conferendo le uve in cantina, dove c'è una strumentazione importante che fa oltre 120 test, sia a livello organolettico, sia a livello di eventuali presenze di pesticidi, fungicidi, eccetera, eccetera. Quindi avremo sicuramente un responso importante anche, diciamo, a livello cartaceo da dimostrare, da far vedere. Perché comunque le differenze si noteranno, sicuramente. Sicuramente. Sappiamo che aumentano i gradi Brix, sappiamo che aumentano tutta una serie di parametri, quindi è da capire su questa varietà e poi da qui alla vendemmia, appunto, come si comporta. Di solito questo quando lo vendemmi? Guarda, questo l'anno scorso siamo andati in raccolta qualche giorno prima di Ferragosto. Quindi presto. Un chilometro dal mare, quindi arrivo molto prima rispetto all'entroterra, quindi sono, diciamo, il primo che raccoglie il pinot per tutta la cantina, quindi a breve avremo i risultati, perché tanto qualche mese... Ormai siamo a giugno, luglio, agosto, dai. Bene. Non vediamo l'ora. Poi questo pinot ce lo devi far assaggiare, eh? Sono già in accordo con Alberto, perché ci fa una spumantizzazione. Ah, ecco, va bene, per pochi litri, per pochi litri, perché... bottiglie numerate, bravo, mi raccomando, grande Alberto, gioco di squadra. La cosa bella, devo dire, anche dell'Accademia è che si è creata una squadra di persone con dei talenti meravigliosi che collaborano tra di loro, perché guarda, Alberto, Vincenzo, Renato, siete tutti amanti del vino, avete dei vigneti, avete esperienza, e anche altri, perché oramai la squadra si allarga. Gualberto anche, che è impegnato. Lo provare nei prossimi giorni. Bravo, a breve mettiamo le mani sul suo vigneto autoctono pregiatissimo.
Bene. Dai, bene, bene, bellissimo. Sono super contento di vedere questi risultati che sono incredibili. Quindi andiamo avanti. E qui va bene, un zoom di quello che abbiamo visto sulle foto, quindi appezzamento convenzionale, sviluppo superficie fogliare 15%, misura del grappolo 10 al 14 maggio, situazione al 27 maggio, abbiamo un 40% della superficie fogliare coperta e 13 cm. L'appezzamento invece in elettrocultura con microrganismi, vediamo comunque sviluppo fogliare oltre il 40%. Misura del grappolo 19 alla data sempre del 14 maggio, siamo invece a una superficie fogliare dell'80, anche secondo me anche qualcosina in più, perché comunque la parete è quasi completa, con una misura del grappolo 24 cm, quindi più che soddisfacente, secondo me. Ok, Questa è un'altra passiamo. prova, invece su oliveto. Questo è un oliveto di circa 8.000 metri quadrati. È un oliveto super intensivo, quindi non piante sparse. Sesto di impianto, 2,50 sulla fila, 5 metri tra le file. Varietà favolosa. Questo impianto è stato fatto, mi sembra, dovrebbe essere anche questo nel 2022. Quest'anno è diciamo, il primo anno in cui andremo a raccogliere qualche acino di olivo. Ed è stato tutto, diciamo, al momento dell'impianto è stato fatto il posizionamento, quindi verso nord, e con l'utilizzo della geoterapia. Andando avanti, procedi. Questo è l'inserimento delle spirali di Ghina per comunque catturare quello che è l'energia tellurica e sfruttarla poi per migliorare le capacità di resistenza e di sviluppo della pianta. Vai avanti, Alessio. Queste sono delle prove di misura della frequenza, diciamo, della tensione elettrica che riesce a captare la spirale posizionata sul terreno e comunque coperta sempre con il mix, anche qui testato a livello radiestesico. Avanti, questa è la piantina, no, 18, sbagliavo, 12 marzo 2023. E ecco, questo facciamo conto che è uno stecchino che è poco più grande di quello degli arrosticini, quindi per far capire quello che era la pianta a marzo 2023. Avanti, questo è il 21 aprile 2024, e questa Controllo però, eh? è il, diciamo, il controllo. Il tubo, questo qui è circa a 80 cm dal suolo e la pianta è ben oltre il tubo. Questa è la fila, perché poi dimenticavo, sono 9 filari. Ogni filare ho utilizzato una tecnica diversa e diciamo, delle spirali con materiali diversi per vedere i risultati e per vedere la rispondenza comunque della varietà nei confronti comunque delle energie che possiamo trasferire alla pianta. In totale sono circa 400 piante e comunque già si vede benissimo su alcuni filari proprio la diversa lo, il diverso sviluppo, la diversa intensità in base alla capacità di captazione, diciamo, della parte, diciamo, di elettrocultura inserita sul progetto. Avanti. Questo invece sono delle file dove sono le due file che stanno sviluppando di più in base a due differenti tipologie di spirali inserite. E vediamo che qui il filo superiore è a 1,80 m
e la pianta comunque ha già raggiunto 1,80 m altezza, anzi è anche oltre, e quindi anche qui vediamo bene lo sviluppo e anche la qualità della foglia e la colorazione, quindi è un verde intenso, la foglia molto carnosa e la pianta comunque è robusta, diciamo. Avanti. La gestione comunque dell'oliveto all'impianto, sono stati inseriti circa 100 grammi pianta di mix alla data del 12 marzo, e poi è stato rifatto una ulteriore concimazione con 300 grammi pianta, sempre con mix di geoterapia, al 7 aprile 2024, e è stata effettuata solo fresatura in traceppo. Non sono stati aggiunti nessun tipo di concime minerale, nessun tipo di concime fogliare, né per irrorazione, né per ala gocciolante, e quindi né per a livello idrico, diciamo. Quindi questo è il risultato che stanno venendo fuori da questa prova su queste 400 piante di olivi. Avanti. Questa è la concimazione del 7 aprile di quest'anno, che è stata effettuata, se me la rimetti, grazie Alessio, che è stata effettuata prima della fresatura sotto fila, infatti vediamo che comunque c'era ancora la presenza di erba. Avanti Alessio. Questa è la foto al 21 aprile 2024, dove, come dicevo, abbiamo foglie grandi, carnose, verde intenso, e quindi possiamo affermare che quindi i filari in erticoltura sono più sviluppati rispetto al controllo di un buon 40%. Avanti. Questa è un'altra prova invece su melone, trapiantato il 6 aprile 2024 su un terreno preparato, quindi fresato, dove abbiamo posto un fertilizzatore tellurico collegato con questo filo che comunque si vede dalla foto, zincato, e la geoterapia, e dopodiché sono stati fatti le bine per quanto riguarda la piantumazione. Vai avanti Alessio. Questo è il momento della creazione, quindi del tunnel. Avanti. Posizionamento del fertilizzatore tellurico, sempre comunque ricoperto con geoterapia, quindi per aumentare e migliorare la risposta. Questa è la foto all'alto, dove vediamo i primi tre tunnel verso il basso, che sono quelli senza elettrocultura, e i due superiori sono quelli in elettrocultura, di cui uno, che è l'ultimo, quello che vedete nero, è perché comunque non è stato coperto, quindi senza, per vedere la differenza tra il tunnel comunque in elettrocultura forzato, quindi con la copertura in telo trasparente, e l'altro senza copertura, quindi per vedere il diverso sviluppo delle piante e anche la diversa produzione. Avanti. Queste sono le foto appunto dei due tunnel, uno comunque chiuso e l'altro aperto, e già qui si vede da questa foto che comunque anche quello chiuso già, questo è il 23 aprile, iniziavano a vedersi i primi fiori, e le altre piante ancora dovevano in qualche modo iniziare lo sviluppo, perché comunque le temperature erano anche abbastanza basse. Facciamo conto che in queste date da noi c'è stato un abbassamento di temperatura che ha riportato le temperature intorno a 5-6 gradi, quindi la pianta l'ha sentita questo abbassamento di temperatura. Avanti Alessio. Gestione del campo prova melone, quindi irrigazione con acqua dinamizzata. Qui stiamo utilizzando nelle irrigazioni il dinamizzatore che avevamo visto precedentemente, e irrorazione con microrganismi. Anche qui non è stata fatta nessuna concimazione di fondo prima del trapianto, in modo da studiare resistenza della pianta, vigoria, produzione di fiori e qualità dei frutti. La maturazione dei meloni, faremo il peso della produzione di alcune piante test,
e conservabilità e grado zuccherino Brix delle piante in elettrocultura rispetto al controllo. Avanti. Questa è la situazione del 27 maggio, con uno sviluppo che ha quasi coperto, i tunnel stanno tra l'uno e l'altro circa 7 metri, quindi fai conto che da cima a cima della pianta abbiamo già uno sviluppo di circa 2 metri di larghezza al 27 maggio. Avanti Alessio. Questa è la foto della fila in elettrocultura. Su un tralcio di melone ho contato 20 fiori. Qui adesso forse non si coglie bene perché comunque la foto più di tanto non può essere ingrandita, però comunque vi potete fidare che il numero è quello. E avanti. Ci dovrebbe essere una foto invece degli altri che non sono in elettrocultura, sempre su un tralcio, il numero di fiori è 6. Beh, e quindi contro 20 c'è già poco da dire. Stiamo vedendo un risultato importante. Sicuramente il risultato migliore lo avremo quando arrivano in maturazione e faremo i test dei gradi Brix del peso frutto e del peso totale dei frutti raccolti sulla pianta, in maniera tale che avremo una misurazione, cioè un risultato tangibile di ciò, di ciò che ci dà l'elettrocultura e collegata comunque alla geoterapia che fa la differenza, insomma. Certo, tieni presente che di solito le piante che hanno questa energia maturano anche prima, quindi mi raccomando, non è che devi raccogliere lo stesso giorno, raccogli quando è maturo. No, certamente, però comunque ecco, magari... Anzi, mandaci qualche video, vogliamo sentire il profumo di questo melone. Mi mando il melone, così facciamo anche la prova di conservabilità. Vabbè, tra poco ti aspetto, a metà giugno, forse presto. Forse. Qualche meloncino potrebbe arrivare. Potrebbe anche esserci. Vediamo, servono delle accelerazioni. È un po' prestino, però a 10 giorni ci stanno già dei piccoli meloni, tipo come una pallina da tennis, quindi... Ma quindi oltre alla fioritura, ok, ma anche la dimensione della pianta, la vigoria, cosa hai notato? Che magari da queste foto ci puoi raccontare tu. Allora, ho notato un recupero importante. Non posso dire all'oggi che sicuramente è superiore, perché ho fatto un'altra prova. Le piante che ho inserito sui tunnel in elettrocultura l'ho tenute 8 giorni in serra per ambientarle, a differenza dei primi 3 filari invece che, come ci sono state date, perché comunque le piante le prendo da chi le produce, le ho messe in campo proprio per vedere la capacità di recupero della pianta. Fai conto che all'oggi avremo una differenza di sviluppo sulla superficie del tunnel inferiore forse del 15%, con 8, forse anche 10 giorni di ritardo sul trapianto. Quindi voglio vedere adesso che succede nel momento in cui inizia la maturazione e sulla tempistica di produzione, perché secondo me anche lì avremo delle sorprese. Perché secondo me quelle in elettrocultura sicuramente avremo una fioritura più lunga e una produzione sicuramente maggiore, anche se comunque la pianta è stata messa a terra 8 giorni dopo. Ok, quindi, beh, questo ce lo devi documentare tu. Un paragone diverso. Sì, diciamo che le fioriture per esperienza sono molto più lunghe, l'abbiamo visto... sono molto più resistenti, abbiamo visto ad esempio anche su degli impianti di pere recentemente in Trentino con delle variazioni di temperature importanti, i frutti sono più grandi al calibro, la quantità è nettamente superiore, quindi c'è proprio una resistenza della pianta che allunga tutto il procedimento di fioritura, allunga la quantità di frutti, però poi dobbiamo vedere il risultato e la qualità, che è quello che ci interessa. Va bene, però direi che
Hai fatto già parecchie prove tra vigneto, uliveto, Italiano. Ci diamo da fare. aliaggio, meloni e i tuoi clienti, diciamo che oramai... Poi facciamo un panel test. Facciamo un Eh panel sì, test. quello sempre Sulla è il nostro scopo fare il panel test. qualità, ma sicuramente c'è differenza, sicuramente c'è differenza. Quindi hai concluso con questa slide sui meloni Mi o volevi sembra aggiungere qualcos'altro? di sì, vero Alessio? Vero, era l'ultima? Sì, non ho altre slide qua. Ok. Sì. Allora, ad oggi com'è il tuo cammino con l'Accademia? Il cammino con l'Accademia, diciamo che l'Accademia l'ho chiusa e comincio il cammino invece che è quello della prova e dello studio sul campo, che secondo me è quello che poi fa la differenza anche come sensibilizzazione da parte delle persone che comunque stanno ancora alla finestra, perché comunque perlomeno nella mia zona sono molto curiosi, ma tutti vogliono vedere il risultato. E io sto provando proprio quello, cioè ho provato sulla mia azienda per far capire che il risultato sicuramente c'è e ci sarà. E quindi aspettiamo solo poi chi è che piano piano, come dice sempre Andrea, nel momento in cui sentirà l'esigenza e il bisogno di farsi aiutare o farsi consigliare o farsi progettare un miglioramento aziendale, un giardino bioenergetico, siamo pronti per dargli tutti i consigli in maniera professionale, perché è importante quello, senza avere problema di essere smentiti, perché comunque i risultati sul campo sono quelli che fanno la differenza, secondo me. Sempre. Te, non, mi pare che all'inizio non l'hai detto, da dov'è che sei? Io sono delle Marche, provincia di Fermo, comune di Ok. Campofilone. E se Conosco qualcuno proprio quelli vuole. macaroncini a Campofilone in tutto il mondo. Per l'elettricoltura un po' meno, però ci stiamo lavorando. Se qualcuno vuole contattarti, dov'è che può Allora, contattarmi può scriverti? contattarmi tranquillamente sui social, perché comunque c'è un profilo Facebook, oppure tramite l'Accademia. Andrea c'ha tutti i miei recapiti, le mail, tutto ciò che serve per potermi contattare. Senza stalkerarlo troppo perché lavora e sta sul campo, più deve fare i giardini dei Ma clienti, le biopiscine. cerchiamo di rispondere a tutti. Dai, no, siamo sempre operativi, facciamo divulgazione continua. E quindi che valore aggiunto però ti sei portato a casa? Cioè, senza accademia saresti riuscito a fare quello che hai combinato in azienda da te? Sicuramente no, perché comunque tutto il materiale, sia didattico che umano, che ho colto e che comunque porto dentro, perché quella è un'esperienza comunque che ognuno vive in maniera soggettiva, è un'esperienza secondo me unica. Il bello è che comunque, come dicevi prima, siamo in contatto, quindi tutti ci scambiamo opinioni, interessi, se qualcuno ha qualche domanda, anche tra di noi comunque c'è un continuo evolversi sia di situazioni sia sviluppi anche di progetti o progettuali, diciamo, nel senso che sulle cose che comunque stiamo portando avanti anche a livello di studio, però comunque c'è un grande feeling a livello di gruppo, Certo. che è fondamentale. E E poi poi tutte la bellezza è persone che siamo tutti molto. di diverse realtà, chi dal sud Italia, estremo sud, e chi dalla Svizzera, e che comunque ognuno ha un target, un taglio diciamo di studio e di possibilità di sviluppo diversa, ma che nello stesso tempo mette a disposizione di tutti, e quindi è una crescita continua. Certo, e ci vediamo tra poco a casa di un amico nel Mugello a È già. fare altri vigneti, uliveti.
che ci accompagnano in luoghi spettacolari, aziende che vogliono bene all'ambiente, che stanno dimostrando che si può fare questa transizione e che non solo migliora l'ecosistema, ma migliora anche la vita di chi ci vive e di chi ci lavora quotidianamente. Che non è di poco conto, che non è di poco conto, anche per chi ci lavora, nel senso che oltre a chi è che mangia e utilizza il prodotto, che sicuramente a livello energetico, che è la cosa fondamentale, e anche a livello organolettico è sicuramente superiore, ma anche per chi comunque tutti i giorni sta nel campo e che, come ricordo, perché la nostra azienda parte nel 1959 con mio nonno, poi successivamente a mio padre. E noi raccoglievamo 1.000 quintali di frutta all'anno, e babbo qualche trattamentino l'ha fatto, insomma, capito? Quindi secondo me è molto meglio questo, cioè magari fare un'irrorazione con microrganismi ed acqua dinamizzata, che ci puoi andare tranquillamente a maniche corte, a pantaloncini corti, senza nessun tipo di cabine pressurizzate come oppure trattori 4.0, ecco, questo secondo me è diverso. Dai, dai, aiutiamo la natura, che la natura ci aiuta, così, così Sicuramente si sì, fa. Bene, sicuramente sì. Grazie grazie Simone, sei un grande esempio, come a tutti voi. quelli che abbiamo intervistato fino ad oggi, sempre di più produttivi, estensioni, applicazioni. Complimenti, grazie per il contributo, grazie Alessio, avrai superato i 500, mi auguro, Ma ma vediamo nei presti. prossimi giorni, dai. Sì, ce la fai, ce la fai. Sì. Ti diamo una mano adesso, dai. Sì, no, volevo ringraziare anch'io, ti volevo ringraziare anch'io Simone per il tuo apporto, per appunto questa serata. Poi, nel senso, magari in futuro non si sa mai che possiamo fare un secondo round con gli aggiornamenti del caso. Bene, bene. Con i Sì, risultati. meloni, bottiglie numerate e olio E olio. numerato, anche l'olio, cioè Bene. no, non scordiamoci. È lì dove vogliamo arrivare, quindi i presupposti secondo me sono buoni, anzi più che buoni. Grazie Bene, dai, grazie, grazie a a tutti. voi. Se non ci sono domande, non so se c'è qualche domanda, se no, È siamo. arrivato appena questa Garon Peter. 494, grazie Peter, grazie. Adesso facciamo scrivere gli altri, dai. Sì, Allora, esatto. hai vinto il mio pollaio in elettrocultura, c'è anche in tedesco, ovviamente. L'abbiamo tradotto Ok, anche per gli amici tedeschi. beh. Sì, no, comunque i prodotti, mi raccomando, se hai qualche bottiglia in più, qualche melone in più, che è ok, magari per me personalmente, però ho la fortuna di fare qualche evento qua nel Triveneto, secondo me è sempre positivo condividere i prodotti finali poi anche con le persone magari che vengono ai corsi o alle conferenze, no? In modo da far assaggiare le prelibatezze che insomma si possono fare. Aggiungiamo, certo. Ormai la gamma è ampia, poi abbiamo gli chef anche nel nostro gruppo che li trasformano, c'è chi fa yogurt, chi fa gelato, chi fa Bene, bene. sorbetti, si possono fare tantissime cose fantastiche. Prossimi appuntamenti, dai. Alessio, Allora, Simone, se hai qualcosa da dire, ma se no ti lascio la parola a te. Prossimi no, io appuntamenti? per adesso non ho, a parte gli appuntamenti che abbiamo Dell'Accademia. concordato per le varie installazioni e per altri corsi formativi che comunque ci dà la possibilità comunque di frequentare, altro, cioè delle date già fissate non ne Alessio, ho. tu Mi sto invece? muovendo abbastanza pieno da qui in poi fino a Sì, ti settembre. lasciamo in campagna e ci vediamo al Mugello a installare, poi ci vediamo con Alanna. Certo. Alessio, invece E sei a Udine, no? Tra sì, poco. io effettivamente domani, che è il 30 giugno, ho una conferenza, sì, 30 maggio, scusate, ho una conferenza a Reana del Royale in provincia di Udine, insieme a Davis. Ci sono ancora posti disponibili nel caso qualcuno veda il video nel frattempo. Dopodiché, ok, c'è il corso con Alanna a metà giugno, giusto Andrea?
che però è già pieno, da come all'inizio. Non abbiamo più nessuno quest'anno. E poi il... Invitali ai tuoi corsi, no? Fai dei corsi di nuovo. Sì, infatti, al 29 e 30 giugno, invece, sempre lì a Reana del Royale, stiamo organizzando, dopo appunto la conferenza, stiamo organizzando un corso base. Perciò, insomma, posti anche in questo caso ce ne sono, se qualcuno è interessato possiamo vederci appunto lì. E poi vedremo a settembre. Noi abbiamo qualcosa che vuole esatto. Di nuovo, un nuovo tipo di corso che si farà a settembre da te, quindi a Gruaro, zona Gruaro, zona Teglio Veneto, eccetera. Poi a settembre sono in Toscana, poi farò una conferenza probabilmente in zona Bologna a ottobre. Ho delle attività in Svizzera e in Germania nell'estate e poi ritorno un po' in Italia, dai. Mi prendo un po' di pausa anche perché sto lavorando ancora su delle nuove pubblicazioni, quindi mi serve tempo per metterle in campo. Intanto segnalo che è appena uscito invece il libro di Valentina Ghione in cui si parla del brevetto famoso di Christoph Law della messa a terra, quindi ha scritto un bellissimo libro dove si parla di questo argomento, di come ripulirsi, ricaricarsi, rigenerarsi con la messa a terra, che è uno di quegli argomenti che svilupperemo sicuramente da ottobre in avanti sull'earthing, ma partite da questo libro appena pubblicato da Valentina Ghione su questo brevetto delle scarpe con la connessione. Adesso il titolo preciso del libro, aspettate un attimo che proprio datemi un minuto che ve lo dico, perché ci tengo a comunicarlo correttamente. Eccolo qui: Elettrocultura per l'uomo, la scarpa conduttrice di elettricità naturale. Come funziona? Istruzioni pratiche per l'autocostruzione, perché alla fine noi insegniamo a tutti a farsi le proprie cose, quindi elettrocultura per l'uomo. Grande Valentina. Grande Vale. E niente, con questo possiamo concludere questa diretta, scusate. E ripeto anche alla fine, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace alla diretta e al video, iscrivetevi al canale che fino ai 500 possiamo regalare il mio ebook che ho scritto io insieme a mia moglie Jessica, il mio pollaio in elettrocultura. E niente, alla prossima diretta che sarà poco dopo la metà di giugno, scusate. Bene. Con un altro elettroculturato. Ciao a tutti, allora, grandi. Ciao a tutti, Simone, grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Grazie.